Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi facciamo conoscenza con Sony Xperia U, un telefono di fascia medio-medio-bassa che fa parte della grande famiglia degli smartphone Sony Xperia, quindi terminali dotati di sistema operativo Android. In questo caso, nella versione 2.3.7, dovrebbe essere a breve anche aggiornabile alla 4.0. L'Xperia U è un telefono con delle dimensioni piuttosto compatte, forse leggermente spesso. La diagonale del display è da 3,5 pollici, quindi siamo in presenza di un display non esageratamente grande, ma che regala al telefono delle dimensioni di perimetro piuttosto contenute. Molto alta la risoluzione del display, abbiamo 854x480 pixel, quindi la risoluzione è full wide VGA. Il display è dotato anche di Bravia Engine, quindi abbiamo dei colori molto ben enfatizzati. Il display mi piace molto, direi un po' sulla scorta di tutti gli ultimi prodotti di Sony. La parte frontale, dicevo, oltre a questo display da 3 pollici e mezzo, prevede nella zona superiore una foto-videocamera, capsula auricolare, sensori di luminosità e di prossimità. Nella parte bassa abbiamo tre tasti a sfioramento: tasto home, tasto di ritorno e il tasto di menu contestuale, che corrispondono a questi piccoli puntini che troviamo qua sul display. In realtà ci sono anche le icone che sono stampigliate all'interno di questa fascia trasparente che fa anche da LED di notifica. Purtroppo risulta un pochino complicato riuscire a vedere le icone relative ai tasti. Dopo un po' ci si ricorda a memoria i tasti dove sono posizionati, ma all'inizio mi è capitato più di una volta di andare a cercare il tasto di ritorno al posto sbagliato e idem dicasi per gli altri. Comunque nulla di grave, dopo un po' ci si fa l'abitudine. Dicevo, appunto, è presente questo LED di notifica che si illumina con diversi colori. La parte bassa prevede anche questo piccolo coperchio con su scritto Xperia, coperchietto che si può sostituire per modificare anche il colore di una parte del nostro telefono. Nella confezione è presente anche un coperchietto bianco. Proseguiamo un attimo con la descrizione fisica del telefono. Nella parte destra abbiamo il tasto di accensione, il tasto che ci permette di controllare il volume del nostro apparecchio o in questo caso ci permette anche di utilizzare lo zoom durante le nostre fotografie. Tasto di scatto della fotocamera, sono sempre contento di trovarlo. Abbiamo un tasto a doppia corsa in quanto la parte fotografica è dotata di autofocus. Nella parte bassa abbiamo il forellino del microfono principale. Nella parte di sinistra abbiamo la presa micro USB. Nella parte superiore abbiamo il secondo microfono per la soppressione di rumori ambientali e il jack da 3,5 mm. Parte posteriore con questo cover gommato che a me piace moltissimo al tatto, è veramente bello, mi piace moltissimo. Abbiamo una fotocamera da 5 megapixel dotata di autofocus, flash LED, fotocamera che ci permette anche di girare video in qualità HD 720 punti. Qui è presente anche l'altoparlante di sistema. Poi magari ci soffermiamo un po' di più sulla fotocamera, in quanto uno dei punti di forza di questo Sony Xperia U è la fotocamera un po' sopra la media per questa fascia di prezzo di telefoni. Facciamo un cenno alla parte hardware. Abbiamo a che fare con un processore da 1 GHz, un processore dual core con clock da 1 GHz, assistito da una scheda grafica separata e da 512 MB di memoria RAM. Purtroppo la memoria fisica prevede un banco da 8 giga, di cui solo circa 4 sono realmente utilizzabili dall'utente, e mentre Sony non ha
non ci concede la possibilità di aumentare lo spazio con una scheda micro SD. Direi che è senz'altro uno dei punti negativi di questo telefono, un'abitudine che ho già ripetuto molte volte, non mi piace, non solo per Sony, per tutti gli altri produttori e di cui francamente faccio sempre più fatica a capire la ragione. Parte radio, abbiamo HSUPA 14.4 megabit, no, chiedo scusa, HSDPA 14.4 megabit, HSUPA 5.76. Presente naturalmente il Bluetooth in versione 2.1 e il Wi-Fi. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo circa 112 mm per quanto riguarda l'altezza, 54 di larghezza e circa 12 mm di spessore. Direi che forse la nota un filo stonata della dimensione è lo spessore. In questa zona il telefono si fa un po' sentire, mi sembra leggermente sproporzionato. Non è niente di grave, però forse qualche millimetro in meno avrebbe fatto comodo. Dimensioni del telefono che probabilmente sono caratterizzate anche da una batteria abbastanza generosa da 1320 mAh. Sotto al cover troviamo appunto la batteria e lo slot per la SIM card che in questo caso è ancora di dimensioni normali. Vediamo qualche caratteristica. L'interfaccia, ritroviamo un'interfaccia a cui siamo abbastanza abituati per i telefoni Sony. Diciamo che oramai la grafica che sta diventando l'elemento distintivo di questi terminali, in quanto le operazioni di personalizzazione sono diventate oramai le stesse, possiamo creare widget, aggiungere widget, creare collegamenti sul nostro desktop, quanti ne vogliamo. Avremo la possibilità di sbizzarrirci, presenti anche i famosi Timescape e Mediascape di Sony. Interessante anche qui nella parte bassa la possibilità di creare delle cartelle che contengano vari software, non uno singolo. Se vogliamo modificare, ci basterà tener premuto su uno delle icone, ci comparirà il cestino e butteremo via il collegamento che non ci serve più. La parte telefonica presenta la rinnovata interfaccia di Sony. La parte telefonica conferma le tradizioni migliori del marchio Sony oggi, del marchio Sony Ericsson ieri, sia per quanto riguarda la qualità della fonia che per la capacità di dialogo con la rete. Il menu si estende con pagine scorrevoli in senso laterale e possiamo trovare qualche personalizzazione un po' più corposa rispetto ad altri telefoni da parte di Sony. Abbiamo Track ID, un programma oramai storico che ci permette di rilevare le tracce musicali tramite internet, la possibilità di connettere il dispositivo all'interno di una rete di altri dispositivi per poter condividere i vari contenuti. Qui abbiamo anche naturalmente il settaggio del flash player nell'utilizzo di internet. Interessante anche trovare alcuni giochi precaricati, un navigatore. Insomma, direi che il telefono ha anche una discreta dotazione di software aggiunti. Parliamo un attimo anche della fotocamera, che come dicevo prima ha qualche freccia in più al proprio arco rispetto alla media dei telefoni di questa fascia. Troviamo qui un collegamento che si chiama Album 3D, ci dice un po' tutto. Il telefono, come dicevo, ha una fotocamera da 5 megapixel, che diciamo nell'utilizzo convenzionale fa delle foto che secondo me sono molto buone per essere uno smartphone. I video alla stessa stregua sono molto interessanti, mi sembrano piuttosto fluidi, privi di impuntamento. Cosa interessante è che andando ad attingere alle varie modalità di scatto, troveremo la modalità normale, la possibilità di utilizzare la fotocamera frontale, ma anche queste aggiunte che ci permetteranno di fare delle foto panoramiche in 3D in multiangolo e panoramiche ma senza l'utilizzo del 3D. Ci basterà premere sulla modalità 3D, il telefono ci chiederà di muovere
lentamente l'apparecchio da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, lui congiungerà una serie di scatti che eseguirà in sequenza e ci permetterà poi di rivederlo in quel album 3D che abbiamo visto prima. Direi che è interessante, oltre a queste modalità 3D, c'è la possibilità di settare in maniera abbastanza completa tutta la parte fotografica. Abbiamo diverse modalità di messa a fuoco, singolo, rilevamento, volto. Abbiamo anche l'autofocus multiplo, quindi può andare a fare fuoco su diversi punti. Interessante la possibilità di variare i valori ISO, ma anche di lasciare in automatico il bilanciamento automatico del bianco. Quindi direi che la parte della fotocamera è molto completa e direi che per essere un telefonino le fotografie e i video vengono veramente bene. Andiamo a vedere anche un attimo la parte internet. Qui naturalmente abbiamo caricato la nostra home page. Come si può vedere, il caricamento della pagina è istantaneo, pieno supporto al flash player. Cosa dire? Il browser funziona molto bene e conferma le impressioni che abbiamo oramai provando quasi tutti i terminali Android, che siano essi di fascia media o alta. Direi che oramai il funzionamento è diventato molto valido in tutti gli ambiti. Anche Xperia U conferma queste sensazioni. Bene, che cosa possiamo dire per chiudere questa presa di contatto con Xperia U? A me è un telefono che piace molto esteticamente, un po' come tutta l'ultima generazione della gamma Xperia, queste forme con questi spigoli abbastanza squadrati, il gioco di materiali lucidi nel frontale e opachi nella parte posteriore, trovo che gli regalino un'estetica molto interessante. In questo telefono direi che se devo trovare delle note dolenti sono la mancanza del supporto per schede di memoria e una carenza di memoria complessiva. Di fatto abbiamo un po' meno di 4 giga da poter utilizzare per il nostro archivio. Lati positivi, direi una buonissima qualità costruttiva, a me piace veramente molto come è costruito. Conferma delle qualità telefoniche tipiche del marchio e senza dubbio la fotocamera che ha dei valori aggiunti veramente molto interessanti. Bene, ringrazio Stockhaus di Corso Sempione a Milano per averci fornito questa unità di prova e un saluto da Ivan.